Pronti per il 3 minuti con lo spazio di Radio S dove incontriamo i numeri 1. Chi sarà l'ospite di oggi? Radio S, dove c'è, si sente e si fa sentire. Siamo con Vilma De Angelis, tra i protagonisti del film Femmine contro maschi. Allora Vilma, com'è stata questa esperienza? È stata elettrizzante, come ho avuto modo di dire anche prima, addirittura non mi sembra vera, non mi sembra possibile. Cioè è arrivata dopo tantissimo tempo, perché non avevo mai fatto cinema prima. Poi quando uno ha fatto un po' tutto nella sua lunga carriera, come ho fatto io, pensi che sia finita, no? E invece la vita è veramente imprevedibile. E così come è stato imprevedibile l'idea di Fausto di darmi il personaggio di Nonna Clara in questo film, come ha raccontato lui e come ho avuto modo di dire anch'io molte volte. Non ci credevo fosse uno scherzo, facciamo scherzi a parte, invece no, era vero, perciò è stato molto molto bello e adesso sono molto contenta perché ieri sera ho visto il film e mi è piaciuto veramente molto e sono felice e onorata di far parte di questo favoloso cast. Ecco, prima hai detto che hai anche cucinato per la troupe. Ma sì, perché cucinato per la troupe, siccome nella pausa molti si ribellavano al famoso cestino, allora i macchinisti e gli addetti ai lavori avevano organizzato una specie di cucina da campo dietro ai camper nei quali ci cambiavamo e allora loro cucinavano e un giorno hanno detto dai spadella un po' anche tu e io l'ho fatto volentieri, insomma, non per 100 persone come ha detto lui, però per il gruppetto sì. Grazie mille.